Quando immergiamo la testa sotto il livello del mare, vediamo questo. Se continuassimo la nostra immersione fino a 2000 metri, le cose cambierebbero parecchio. E questo sarebbe, infine, il nostro panorama. Sott'acqua, la visibilità è quello che è. I mammiferi marini si sono evoluti in un ambiente dove generalmente si vede poco. Qui si sono adattati a sfruttare una risorsa preziosa, il suono. La velocità del suono in aria è di 340 metri al secondo, in acqua di 1500 metri al secondo. Nel mare si propaga molto più velocemente e arriva più lontano. Il mare è costantemente attraversato da onde sonore. Alcune si possono ascoltare semplicemente con un microfono immerso in acqua. Altre invece non sono udibili dall'orecchio umano, che riceve solo le frequenze che vanno dai 20 Hz ai 20 kHz. Per esempio, la voce della balenottera comune, che viaggia su una frequenza più bassa dei 20 Hz, non si può ascoltare senza l'aiuto di un computer. Siamo più fortunati nel caso di altri cetacei: la stenella striata, il globicefalo e soprattutto lui, il capodoglio. Nel mondo dei mammiferi marini c'è chi fa così e chi così. Il capodoglio usa il click principalmente per individuare le prede, così come l'uomo ha imparato a fare inventando il sonar. I delfini, invece, emettono dei fischi che utilizzano soprattutto per comunicare fra di loro. I cetacei con i denti non hanno corde vocali. È il passaggio forzato dell'aria in alcune cavità della regione nasale a produrre il suono, che poi, da lì, si propaga nei tessuti circostanti. La diffusione del suono deve fare i conti, però, con lui. Quando usiamo la parola melone, ci riferiamo ad un organo che funziona come una specie di lente acustica, in grado di modificare la sua forma e la sua densità e fungere così da amplificatore del suono. L'acqua non è affatto il mondo del silenzio. E l'uomo sta imparando ad ascoltarlo e a capirlo. Ogni voce che arriva dal profondo è un richiamo verso la conoscenza ed è una risposta alla nostra inesauribile sete di domande.